Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dock and Battle versione Jap per andare a provare assieme il nuovo Ezza di Vegeta Scouter, quello con il Galick Gun, parte opposta del Goku Kaioken. Ragazzi, ieri abbiamo visto Goku Kaioken, video qua sopra, lo trovate nelle schede, andate a darci un'occhiata se ve lo siete persi. Però ragazzi, andiamo a provare finalmente Vegeta e vediamo com'è lui in confronto a Goku Kaioken. Intanto partiamo con l'evento, siamo in LGE perché attiviamo la passiva, tutte le cose ovviamente. Scopo dello showcase è trasformare Vegeta in Nappa. Ok, quella è la prima cosa importante, trasformare Vegeta in Nappa. Allora fatemi vedere intanto i turni. Cavolo che palle, vabbè. Se riesco a one-shottare bene, se no è una rottura, ma va bene comunque. Ovviamente, diciamo che confronto a Goku, subito da dire istantaneamente, abbiamo un buddy vero e proprio, ragazzi. Abbiamo un buddy vero e proprio che è Vegeta Nappa. Confronto a Goku, che in realtà non è che ha tutti sti partner, qua abbiamo qualcuno da giocare assieme a Vegeta, che gli linka benissimo e tutte le cose, ok? Quindi da quel lato dobbiamo un attimo prendere in considerazione quella cosa, ok? Abbiamo un vero e proprio buddy. E in più Vegeta è in generale un buddy con molte altre carte del Vegeta Family, quindi o lo tengo primo o rischio di ammazzare. No, possiamo fare in questo modo, ok? Voglio almeno tirare l'attacco. Difensivamente parte molto weak, questa è una cosa da dire, parte un pochino weak difensivamente confronto a Goku, ok? Però non è in realtà un problema, perché in breve si busta 6 orb, abbiamo full crit praticamente. Bello. Ovviamente ricordiamoci che se prendiamo le orb fisiche andiamo a buffare il crit, ok? La chance di crittare fino a un massimo del 30%, che non è porca Eva. No, adesso l'ammazzo e non riesco a tirare il colpo. Questa è brutta. Questa cosa è brutta. Dokkan, ti prego. Vediamo un attimo. No, ok, riesco a tirare un colpo, quindi un primo boost lo abbiamo già. 2 milioni 8 in un turno veramente schifoso, ci sta. Siamo comunque lì alla pari di quel del turno di ieri che abbiamo visto di Goku. Però Goku era sotto di vita e tutte le cose, considerando anche quello, però linkava. Non sbaglio, stava linkando a malapena. Qua invece lasciamo perdere. Allora, intanto facciamo in questo modo. Io vorrei anche trasformare Cooler. Sì, oggi trasformiamo un Cooler, ragazzi. Lo facciamo già, che intanto ci prepariamo. Oggi trasformiamo un Cooler. Ho voglia di giocare con Cooler trasformato, ok? Non lo vedo da un po'. Non lo gioco da un po'. Ho voglia di trasformarlo. Anche se nell'altra turnazione era meglio avere Cooler buff, però non me ne frega niente. Andiamo in questo modo, mi voglio divertire con Cooler. Tanto lo trasformiamo e poi lo facciamo girare e via. Allora, qua al prossimo turno che arriva questa turnazione, abbiamo fissato il turno e tutto. Riusciamo finalmente a vedere un attimino la combo. Anche se in realtà non è tanto combo mentre c'è Nappa, ok? È combo quando si trasforma in Vegeta. Trasforma. Retreat. È vero che c'ha la retreat. È da considerare la cosa. C'ha la retreat in realtà. C'ha la retreat. Ok, va bene, vai Cooler. Buono. Più danni prendiamo, meglio è in generale per due cose. Uno, trasformiamo più velocemente ovviamente Nappa e Vegeta. Due, attiviamo anche la difesa in più di Vegeta, ok? Quando scendiamo sotto al 70% abbiamo più difesa. Ovvio però, ho anche Kid Buu in team, quindi cioè, voglio vederlo, sì, ma neanche tanto in realtà. La difesa in più non me ne frega. Quella è la sincerità. Devo solo scendere di vita per Nappa e Vegeta, non me ne frega niente delle altre cose. Quella è la situazione, ok? Mi interessa solo vedere Nappa e Vegeta assieme e trasformarli e tutto. Eccolo qua, finalmente. Non hai link farmati, ragazzi. Questo è uno showcase con link a zero. Quindi è quello che ci troviamo davanti quando l'ho portato a full ability e basta, se non l'avete mai spammato e non gli avete mai alzato i link. Quindi è proprio vanilla, no? È Vegeta vanilla, 38.000. Sì, beh, ci sta. Alla fine dei conti tutta la def la guadagna dopo la special, quindi per ora mi va bene giocarlo in questo modo, anche succare un attimino solo per trasformare Vegeta. Ci importa troppo quello, ragazzi, è troppo importante trasformarlo il più velocemente possibile. Un po' di danni li fa,
120.000, a breve ci siamo. A breve ci siamo, quindi ok. A breve ci siamo, facciamo, aspettiamo proprio poco ancora. Tura, eccolo qua! Vegeta! Boom! Shine! Bellissimo. Bellissimo. Fine. Adoro stare tritte. Oh, e finalmente, ragazzi. Questi sono i link. Ora, il danno lo vedrete per quello che è, però, comunque. Pre-special 156. Beh, primo ci può già rimanere alla fine dei conti. Quanto deve fare il Vegeta l'altro? 140, ok. Sì, primo ci può anche rimanere tranquillamente. Non è un problema. RIP più che altro per le orb fisiche, perché non abbiamo più crit chance in questo modo. Un po' una rottura. Però va bene comunque. Vediamo un attimino il danno in questo turno, finalmente, che si sono trasformati a tutto. E tankare tanka, ok. 4-2, ok. 4-2, ora inizierà effettivamente a tirare le cannonate, ok? Perché è importante un attimo ricordarlo. Ora che c'è Vegeta, la sua passiva, il suo staccare l'attacco del 50%, ora inizierà a tirare le cannonate. Questa è la situazione, ok? Inizierà gradualmente a tirare le cannonate molto, ma molto, ma molto più velocemente di un Goku Kaioken. Per il fatto che Vegeta attiva l'attacco quando c'è un Goku Family. Goku invece attiva l'attacco quando si sta sotto di HP. Quindi in quel caso diventa ovviamente più difficile da ottenere quella parte di passiva per Goku, ok? Da un lato abbiamo, diciamo, è più facile tankare con Goku se c'è un Vegeta Family. Dall'altro invece è più facile fare danni. Porco diavolo, che male. Qua farà male, ragazzi. Non voglio finire lo showcase ora. Dokkan, ti prego. Ha fatto male. Ha fatto tanto male, ma lo pugniamo. Però sì, in quel caso facciamo proprio... Abbiamo la stessa carta, no? Una in una versione più difensiva, l'altra in una versione più offensiva, no? Ok? Più facile, diciamo. Più facile da ottenere in modo offensivo o difensivo. Vegeta, però, alla fine dei conti, non è che sta sotto poi di tanking, alla fine. Non è che... Non sta sotto, solamente il danno, ecco, un po'. Vediamo quanto lo spingiamo. Eravamo... Quanti turni? 17 o 18? Non mi ricordo. Non mi ricordo quanti turni sono passati. Ecco qua, vabbè, io non lo terrei mai lì primo. Anche perché qua non c'è il buffer, quindi facciamo in questo modo che Vegeta se la può tankare tranquillamente. E Vegeta qua... nice! Crit chance altissima. Stavo dicendo, però, ecco, in questa situazione non tenetelo mai primo, perché è vero che c'ha 84.000, però ha 84.000 finché non tira la special, ok? Quindi, da quel lato, se siete contro un STR, evitate di tenerlo primo. Tenetelo secondo, lì tanca, ok? Perché ottiene tutta la def dopo, ok? Quella è la cosa importante, ottiene tutta la def dopo il lancio della special. Quindi tenuto secondo, va bene anche primo se arrivano gli attacchi dopo. 3 e 8 no buff. Dovrei aver letto bene, ma era un 3-8 no buff. Ok. Non tantissimo, ma ci può stare, no buff. Ok, dai, 27.000 da Goku STR. È un danno accettabile. È un danno accettabile, è STR, ok. Fa danni su un fisico, quindi considerate il fatto, ok? Ecco, già tenuto secondo, se c'era il buffer tankava ancora meglio, ok? Tankava veramente ancora meglio, quella è la situazione. Quindi, wow, è abbastanza interessante anche come tank, alla fine dei conti è buono anche come tank. Io direi di iniziare ad utilizzare gli item qui, perché non voglio morire, voglio vedere ancora dei turni. Voglio portarlo un attimo allo stesso turno di Goku, ok? Mi importa quello. Mi importa portarlo allo stesso turno di Goku e vedere quanti danni. Io ti odio tanto, Goku. Ti detesto tanto, lo sai, vero? Vero? Lo sai benissimo che ti detesto come non so che cosa quando fai così. Però voglio portarlo un attimo allo stesso turno e vedere chi dei due fa più danno, ok? Solo quello, nient'altro. Chi dei due fa più danno? Bene.
era 17esimo-18esimo turno. Qua ormai comunque siamo in rotta di shottarlo prima di quei turni, probabilmente. Aia. Posso dirlo, aia. tanking 186. Ecco, qua può stare anche primo. Ok, questa è la situazione dove può stare anche primo. Con 186.000 def, bene o male può stare anche primo. Usiamo l'item perché sennò siamo morti. Però bene o male, molto bene o male, può stare anche primo. Non ha poi tutti sti gran problemi stando primo. Quel Kid Buu, dobbiamo uccidere sto Goku proprio ora. Ora o mai più. Se arriva 4-7, ok. Se arriva la special, e qua lo dico, se arriva la special non è un problema. Dopo due special così non è proprio un problema, la riusciamo a tankare. Siamo a 5 milioni ora con buffer, ma siamo a 5 milioni turno 13. Abbiamo spinto Goku a 5-4 all'ultimo turno. Sono abbastanza sicuro, con tutta la tranquillità, che questo lo spingiamo anche verso i 6. C'è la possibilità di spingerlo anche verso i 6. Però c'è bisogno di Kid Buu completamente attivo. Ecco, sì, l'unica cosa, c'è bisogno di Kid Buu completamente attivo. Perché credo che ci siamo già giocati un turno, il turno di buff completo di Towa. Che palle! Ecco, Rip. Non siamo riusciti ad arrivarci. Riperotti, però sì, lo superava. Sono tutti e due ottimi, però voglio fermarmi qua. Dire anche, sono tutti e due ottimi in eventi lunghi. Tolti dagli eventi lunghi, un evento corto come una Super Battle Road non credo siano il top, ok? Ditemi sotto nei commenti se volete vederli provati in Super Battle Road. Li vado a provare in Super Battle Road, non in SBR, perché li voglio vedere soprattutto in Super Battle Road in Goku e Vegeta Family, ok? Abbiamo quelle due road e voglio provarli in quel modo. Ditemelo sotto nei commenti se volete vedere quel video. Ovviamente, ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo vedere, lasciate un bel mi piace, commentate. Ragazzi, se siete nuovi anche sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci becchiamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti, ragazzi.